Tutti, ieri sono tornato da Roma e immediatamente ci siamo attivati con il gruppo di Barcellona, il Movimento 5 Stelle di Barcellona, per cercare di capire se la situazione zona Sant'Antonio, Terme Vigliatore, Porto Salvo, dopo l'alluvione di sabato. Effettivamente mezzi ci sono stati, qualcuno si è lamentato, qualche mezzo forse della protezione civile è arrivato un po' più in ritardo, ma poi informandoci abbiamo chiesto al prefetto di attivarsi, di verificare questa cosa, in caso di mancanza di qualche mezzo di farlo arrivare il prima possibile. Ieri qualche strada già è stata ripulita. C'è la Croce Rossa. E qua c'è la Saia. Questa è stata devastata totalmente. Ancora nella zona di Sant'Antonio, diciamo, il fango, il grosso è stato levato, tante persone spaventate, preoccupate, con grossi danni alle loro abitazioni. E abbiamo informato il prefetto, insomma, di fare il più velocemente possibile, di attivare col CSS tutte le misure per cercare di velocizzare la pulizia e il ripristino della viabilità. Viabilità che abbiamo chiesto sempre al prefetto di riattivare il prima possibile nella zona litoranea, perché è una strada fondamentale sia come via di fuga ma soprattutto come nel periodo estivo in cui c'è tanta gente in giro, avere due strade per la viabilità sicuramente migliora la vita di noi cittadini. Altra cosa importante, siamo venuti al comune stamattina perché molti ci chiedevano, alcuni ci chiedevano delle derrate alimentari, volevano informazioni, maggiori informazioni sulle derrate alimentari, e al comune ci hanno detto che lo sportello dei servizi sociali è attivo, quindi se avete bisogno di qualsiasi cosa potete venire qui e fare la richiesta. E in più una cosa che mi preme molto, perché successivamente bisognerà lavorare sulle denunce per capire chi ha qualche responsabilità, ma soprattutto sulla prevenzione. Oggi ci vogliamo interessare e ci stiamo interessando sulla fase emergenziale e soprattutto sulla raccolta dei danni. Molti cittadini, molti privati hanno subito dei danni enormi e ieri il Comune di Barcellona con un comunicato stampa ha informato che ci saranno dei moduli a disposizione. Allora, il modulo non era pubblico sui social, ma è pubblico nel sito di Barcellona Pozzo di Cotto. Comunque noi con la nostra pagina, che vi invito a seguire, del gruppo di Barcellona Movimento 5 Stelle, metteremo a disposizione, pubblicheremo questi moduli che voi dovrete compilare, ma soprattutto dovete far asseverare, fondamentale, perché oggi pomeriggio al comune si riuniranno con la regione siciliana per richiedere lo stato di calamità, che è il primo passaggio. Con lo stato di calamità bisognerà raccogliere i danni subiti dai privati, dopodiché verrà inviato a Roma per richiedere lo stato d'emergenza, e mi attiverò immediatamente appena arriverà per cercare di attivare lo stato d'emergenza e quindi il risarcimento dei danni nel più breve tempo possibile. Oggi invieremo questo modulo anche a un architetto, si chiama Domenico Luca, che sta lavorando da giorni in quella zona e di quella zona, e noi ringraziamo, daremo anche a lui questi moduli in modo tale che chi non può andare su internet a cercarli può richiederli a lui. Quindi a vostra disposizione, scrivetemi per qualsiasi cosa, informazione, resto attivo anche se sarebbero giorni di pausa, ma non mi fermo.